Dunque, quando sono stato invitato a riflettere e a dialogare su un tema come quello in questione, cioè il tema della filosofia in azienda, anzitutto ho sollevato la questione che in termini filosofici e giuridici si chiama della deduzione, cioè della giustificazione della filosofia in azienda. Per cui porrei anzitutto la domanda: filosofia in azienda, punto interrogativo, e se sì, a che condizioni, con quale legittimità? È una domanda, capite bene, metodologica che tuttavia mi pare non oziosa e che anzi è necessario porre. Anzitutto porrei una controdomanda a questo punto: perché non dovrebbe esserci la filosofia in azienda? Perché mai in azienda non si dovrebbe far filosofia? Perché porre la domanda filosofia in azienda col punto interrogativo sembra presupporre il fatto che la filosofia abbia un luogo specifico di svolgimento e che comunque tale luogo non coincide con gli spazi dell'azienda. Ora, io credo che questa domanda da cui siamo partiti, perché la filosofia in azienda può esservi filosofia in azienda, apra un tema di discussione e di interrogazione molto interessante, che anzitutto ci permette di ridiscutere un problema che sia da parte di chi lavora in azienda, sia da parte di chi lavora con i concetti. Il filosofo forse potrebbe essere definito un lavoratore dei concetti da un certo punto di vista. È una vexata quaestio che ad oggi non è del tutto affrontata, ancora prima che risolta. Cioè, sembra che si dia una, potremmo dire, ancestrale opposizione fra la filosofia e l'impresa, intesa l'impresa nel suo senso più generale, l'azienda, come qualcosa che ha a che fare con il fare, che ha a che fare con l'azione, con il produrre qualcosa. Sembra infatti che fisiologicamente il filosofo non sia portato, evocato a occuparsi di questioni relative al fare, quindi per estensione all'impresa, e che per converso, chi lavora in impresa non debba e non sia tenuto a occuparsi di questioni a vario genere legate con l'impresa del pensiero, ecco, con il fare. E tuttavia io credo che si tratti proprio di andare a scardinare questo pregiudizio tanto infondato quanto radicato nel comune immaginario. E per farlo voglio prendere le mosse da una vicenda che riguarda un filosofo che la tradizione ci ha consegnato come il primo filosofo, tra l'altro, anche se qui si aprirebbe già una questione filologica interessante, perché per alcuni il primo filosofo sarebbe Socrate, quelli che sono venuti prima di lui, che vengono usualmente chiamati presocratici, anche se capite bene quanto sia inutile questa definizione, dato che essi stessi non potevano definirsi presocratici, essendo venuti prima di Socrate. E comunque questo filosofo, pensatore dell'origine, come è stato chiamato, o uno dei sette sapienti, come anche è stato appellato, Talete di Mileto, colui che nella manualistica liceale universitaria viene sempre indicato come il primo dei filosofi, quello che ha dato l'abbrivio al mestiere della filosofia. Ecco, questo filosofo, sapiente che dir si voglia, sophos lo chiamavano i greci, saggio, colui che ha la sofia. C'è una differenza tra il filosofo e il sophos, perché il filosofo è quello che è amico della sofia, non è già in possesso, mentre invece il sophos a rigore è quello che già la possiede. Ma tralasciamo un attimo questa questione e torniamo a Talete. Talete ci racconta Aristotele nella Politica. Talete a un certo punto andò empiricamente, cioè in concreto, a scardinare il luogo comune ancora ad oggi, ancora al giorno d'oggi molto diffuso, secondo cui i filosofi più si tengono distanti dalla prassi, dal fare, dall'impresa in senso più ampio, e meglio è. Ecco, racconta Aristotele nella Politica che Talete a un certo punto, forte delle sue conoscenze scientifiche, in un'epoca in cui filosofia e scienza non avevano ancora i campi così ben determinati e distinti, soprattutto sarà poi la modernità a distinguere questi due campi del sapere che i greci chiamavano in effetti con una parola univoca, episteme, sapere solido che sta solidamente, che resiste alla confutazione. Ebbene, Talete ci racconta Aristotele, per confutare il luogo comune già radicato all'epoca, evidentemente, secondo cui i filosofi hanno poca dimestichezza con il fare, con il sapere operativo, con l'impresa, diremmo oggi. Ebbene, forte delle sue conoscenze, prevedendo che l'annata sarebbe stata buona per i raccolti di olive, affittò e poi fece suoi, acquistandoli, tutti i frantoi della zona. Tutti glieli cedettero volentieri perché l'annata precedente era stata
pessima, e Talete si accaparrò tutti i frantoi della zona. Sicché quando poi arrivò l'annata buona, tutti per poter produrre l'olio dovettero passare da Talete, il quale, così dice Aristotele in maniera stupenda, dimostrò che il filosofo, se volesse, potrebbe arricchirsi e diremmo noi fare impresa, ma non è questo il suo interesse principale. Conclude così Aristotele. Trovo molto interessante questa aneddotica, da un lato perché, come dire, smaschera la non conciliabilità tra filosofia e fare nella sua determinazione più ampia, dimostra appunto che il filosofo ha come obiettivo principale un altro, ma che non necessariamente non abbia nulla a che fare per natura con chi sa fare. Ma poi è interessante di questo aneddoto il fatto che sempre Aristotele ci racconta, come anche già Platone, un altro aneddoto relativo alla vicenda di Talete, perché per un verso Talete è colui il quale figura come portatore di un sapere pratico, immediato, utile, diremmo, con ricadute pratiche, quello che Aristotele stesso connota nei suoi testi come phronesis, che non è il sapere teoretico, contemplativo, astratto. La phronesis è un sapere che meglio potremmo rendere in italiano con il saper fare, un sapere pratico che ha a che fare con la saggezza del fare. Ebbene, accanto a questo aneddoto ve n'è un altro che già troviamo nel Timeo di Platone, in cui si racconta di come Talete, preso dalla contemplazione filosofica astratta delle realtà superne, finì, precipitò in un pozzo. E così facendo finì per essere deriso financo dalla sua servetta di Tracia, che non poteva trattenere il riso al cospetto di questo saggio che per contemplare le realtà celesti non sapeva nemmeno più avere contatto concreto con quelle terrene, a tal punto da finire nei pozzi. Ecco, emblema paradigmatico del filosofo, si dice, come totalmente lontano, abissalmente lontano dalla realtà concreta. Ma Talete è lo stesso che invece, secondo l'altro aneddoto, aveva una fortissima, una spiccata vocazione concreta, a tal punto da sapersi arricchire, fare impresa, diremmo oggi. Ecco, quindi credo che già da questo punto di vista si possa dire che la filosofia possa in qualche modo interagire con il fare dell'impresa, con il fare nella sua determinazione più ampia, tralasciando qui il fatto che, specialmente a partire dalla modernità, si è venuta formando tutta una corrente pur variegata, tra l'altro, di filosofie che si chiamano filosofie dell'azione o filosofie della praxis. In Italia nel Novecento abbiamo avuto i due probabilmente più grandi, escluso Benedetto Croce, filosofi nel nostro Novecento italiano, che in qualche modo hanno dato vita a due indirizzi di pensiero con una spiccatissima vocazione pratica. Penso ad Antonio Gramsci, l'autore della filosofia della praxis, convinto che la filosofia avesse un contatto concretissimo con la realtà a tal punto da trasformarla, e penso poi a Giovanni Gentile, il filosofo dell'atto, l'attualismo e la teoria che viene sempre, con cui viene etichettato il pensiero di Gentile come dialettica dell'atto. Quindi una filosofia vocata alla pratica, ma non dimentichiamo peraltro, senza intraprendere questa pista che ci porterebbe molto distanti, che il Novecento è stato un secolo i cui cambiamenti tellurici, spesso consumati nel sangue, hanno avuto sempre come orientamento la filosofia, alla faccia di coloro i quali dicono che la filosofia è astratta e non ha vocazione pratica. Se considerate che le grandi trasformazioni politiche, diversissime, incompatibili tra loro, hanno sempre avuto alla base le grandi filosofie. Rousseau, Nietzsche, Marx, fino ad arrivare poi a una corrente specifica d'oltreoceano che ha avuto una grande incidenza poi anche di ritorno in Europa, che è il pragmatismo, cioè una filosofia che ha come proprio obiettivo l'idea che in qualche misura la verità si concreti nelle azioni, nelle ricadute pratiche. Ecco, citavo Antonio Gramsci, se volessimo brevemente avvicinarci ad alcuni degli autori che, anche solo menzionandoli, che abbiamo scelto poi come autori di riferimento nel nostro percorso. Gramsci non compare, ma ne compariranno altri che citerò nel seguito del mio discorso. Gramsci è l'autore che scrive che tutti gli uomini sono filosofi. E quindi aggiungiamo noi anche chi si occupa di impresa è necessariamente filosofo, già solo perché appartiene alla razza umana.
Ecco, il filosofo, attenzione, dice Gramsci, dicendo che tutti gli uomini sono filosofi, non vuol dire che tutti in actu, in concreto, siano filosofi. Sta dicendo un'altra cosa Gramsci, ci sta dicendo che tutti gli uomini potenzialmente sono filosofi. Poi chiaramente vi sono i filosofi di professione, cioè coloro i quali che traducono questa potenzialità in atto concreto ed esercitano la filosofia con le specifiche competenze, con lo specifico lessico, con lo specifico apparato categoriale che compete ai filosofi, ma tutti in potenza lo sono, perché tutti gli uomini, in quanto esseri razionali, si pongono una serie di problemi che hanno una evidente portata filosofica. Chi sono? Donde provengo, qual è la mia destinazione, qual è il senso, posto che un senso vi sia dell'ordine delle cose, tutti in poi, anche gli uomini più semplici, come li chiamava Gramsci, hanno una loro ontologia primitiva, hanno una loro pur semplificata e, diciamo così, scheletrica visione del mondo. Quindi già questo basterebbe a dire che anche nell'impresa necessariamente non può non esservi la filosofia, ma naturalmente non pretendo di esaurire con questo l'argomento. Perché anche in impresa vi è bisogno di filosofia? E qual è la funzione primaria della filosofia? Se noi ascoltiamo un altro grande autore che già ho menzionato e che sicuramente costituisce uno dei punti fermi del Pantheon del canone occidentale, Aristotele, nella Metafisica Aristotele è chiarissimo quando spiega la genesi storica della filosofia. La filosofia nasce, dice Aristotele, quando gli uomini cominciano a sentire l'esigenza di liberarsi dall'ignoranza, fuggire dall'ignoranza. Quindi nasce da un'esigenza che riguarda tutti, omnes et singulatim, l'umanità intesa come razza umana e ogni singolo membro della suddetta razza umana, che per natura, dice Aristotele, mira a liberarsi dall'ignoranza. L'incipit della metafisica di Aristotele dice chiaramente che tutti gli uomini per natura tendono al conoscere, tendono al sapere. Frase, una di quelle frasi epocali, potremmo dire, che segnerà tutta la vicenda dell'Occidente, se considerate che ancora il nostro Dante Alighieri, proprio nel Convivio, partirà da una rimeditazione di Aristotele a partire esattamente da questa formulazione circa la naturale vocazione umana alla conoscenza. E quindi tutti gli uomini si pongono dei problemi filosofici, tutti gli uomini tendono a sfuggire all'ignoranza e quindi per converso ad avvicinarsi alla saggezza. Ecco, Platone, che come si ricordava è stato di Aristotele il maestro, un maestro rispetto al quale, come spesso accade nella storia del pensiero, l'allievo compie il parricidio, ma al tempo stesso un parricidio con cui metabolizza e supera il maestro, conservandone le acquisizioni. Ecco, Aristotele è stato l'allievo di Platone, e Platone, maestro di Aristotele, già aveva detto che lo sconvolgimento di fronte alle cose che ci circondano è la scaturigine della filosofia che ci riguarda tutti. Cioè il fatto che ci meravigliamo, che proviamo, più che meraviglia, io tradurrei il lemma greco sauma con un'espressione più forte, come lo shock che proviamo, il trauma che proviamo dinanzi alle cose che ci circondano, è il motore della filosofia. Quindi, ancora una volta, la volontà di sapere, di liberarsi dall'ignoranza e dallo shock ad essa connesse. E quindi è qualcosa che ci riguarda tutti quanti. Ancora una volta, il fatto che ci riguardi tutti non vuol dire che automaticamente tutti si sia filosofi. Questo è un aspetto su cui bisognerebbe ragionare, perché spesse volte anche solo ad accendere quelle scatole che abbiamo in salotto, il potere in salotto, come lo chiamava Baudrillard, cioè le televisioni, sembra che tutti in automatico siano filosofi e possano pontificare. Oggi in realtà il ruolo del filosofo è un po' sostituito da quello di una figura sacerdotale inedita che è lo scienziato, no? Spesso l'economista, anche a proposito, no? Pontifica sulla realtà di tutto essenzialmente. Ecco, il filosofo non è necessariamente da confondere con chi dice qualcosa sulla realtà. Hegel, che è un altro grande autore del canone occidentale, dirà molti secoli dopo Platone e Aristotele, che in tutte le realtà, anche in quelle più semplici, il fare scarpe, l'esempio che usa Hegel, si presuppone che ci voglia un apprendistato e una formazione.
Solo nella filosofia, dice Hegel, si dà per scontato che ciascuno, senza formazione e preparazione, possa dire la sua, possa fare la sua sparata, diremmo oggi. Invece, appunto, diceva Hegel, la filosofia, che pure è democratica, perché ogni uomo in quanto tale può accedere alla filosofia, stanti le premesse fatte, tuttavia richiede una disciplina concettuale, un ordine ermeneutico sul quale bisogna formarsi. Tutti possono farlo, certo, ma non è automatico che tutti concretamente diventino filosofi. Ecco, io credo, in estrema sintesi, se dovessi spiegare qual è la specificità del sapere filosofico inteso come qualcosa che potenzialmente ci riguarda tutti e che in atto riguarda solo quanti vorranno dedicarsi alla filosofia, direi che è una specifica vocazione alla totalità. Ecco. Oggi è un'epoca potremmo dire di competenze, di tecnica, di saperi settoriali incredibilmente più approfonditi rispetto a quelli che vi erano all'epoca di Platone e Aristotele, intendiamoci. Ma al tempo stesso è un'epoca in cui viene meno una visione dell'intero. Ai tempi di Platone e Aristotele la medicina o la scienza erano infinitamente più indietro rispetto a come sono oggi, a tal punto che si parla, e giustamente, in questi ambiti di progresso scientifico, tecnico, ma tuttavia al tempo di Platone e di Aristotele vi era una visione di senso olistica, complessiva, che oggi sembra essere frantumata, complice anche certamente la complessità delle scienze, la difficoltà di trovare una visione d'insieme. Tuttavia questa visione d'insieme può giovare fuori dall'impresa e a maggior ragione anche dentro l'impresa. In un passaggio molto bello della Repubblica, Platone dice che il filosofo dialettico è o synoptikos, cioè chi ha la visione dell'intero. Lo scienziato ha una visione precisissima e dirò di più, necessaria e indispensabile della parte. Se ho un problema di salute, mi rivolgo evidentemente al medico e possibilmente a quello specializzato nel settore pertinente. E tuttavia questa visione specifica settoriale non basta esaurire una visione complessiva, una domanda di senso che riguardi la totalità. Per questo la filosofia evidentemente non è la scienza e non può essere ridotta alla scienza, con ciò non sto dicendo né che sia inferiore né che sia superiore, è altra per contenuti e per metodi, ma non è neppure la religione. È qualcosa che tuttavia può essere posto in relazione sia con la religione sia con la scienza. Della religione conserva la visione dell'intero, della totalità, e della scienza conserva e fa sua la visione del concetto, qualcosa che può essere dimostrato. I greci dicevano logon didonai, rendere ragione. Di fronte al teologo che parla di Dio, l'indimostrato da cui si dimostra tutto il resto non può esservi la ragione, si arresta la ragione. È una questione di fede, come giustamente si dice. La filosofia invece non conosce fede, procede secondo il logon di Dione, e in questo, dirà Platone, è anche superiore addirittura alla matematica, che invece ha i suoi postulati. In filosofia non esistono postulati, tutto viene messo in discussione e vince la forza della ragione, la forza persuasiva della ragione. Ecco, mi pare importante fare leva su questo punto, visione della totalità e visione che non si lascia rinchiudere nel sapere specifico e settoriale delle tecniche e delle competenze, perché oggi viviamo, ripeto, in un'epoca in cui prevale invece la visione settoriale della competenza. Intendiamoci, è ovvio che la visione settoriale della competenza è non solo positiva, ma dirò di più, indispensabile. Fatto l'esempio del medico prima. E tuttavia, in un'azienda dove chiaramente questa competenza specifica, settoriale, è richiesta, può essere utile e dirò di più indispensabile anche una visione dell'intero, una visione che dia un surplus di conoscenza della totalità e che sappia porre in relazione le parti in una visione, per restituire una visione d'insieme che tenga conto anche di altre dimensioni, ad esempio dell'etica. Ad esempio dell'etica, che è un tema fondamentale che oggi viene tendenzialmente nell'epoca del capitalismo finanziario sempre più rimossa. Ecco, allora che queste due dimensioni di filosofia e impresa, che tradizionalmente siamo indotti a concepire come diverse e di più reciprocamente escludentisi, possono forse interagire riannodando fra loro la dimensione del fare e della riflessione e dando vita forse a un fare riflesso,
un fare meditato, che sappia unire virtuosamente fra loro l'azione e la riflessione, per reintrodurre una dimensione di sapere e di fare consapevoli. Appunto, la filosofia non è sapere immediato, ma è sapere consapevole, autocoscienza, riflessione, proprio come il fare non può essere ridotto al fare tecnico, immediato, il riflesso, quello a cui ci esortano certe pubblicità, just do it, fallo e basta. Ci vuole invece un fare meditato, una phronesis, direbbe Aristotele. E tra l'altro, ad accomunare l'impresa e la filosofia, lasciatemi dire, nel pochissimo tempo che voglio ancora prendermi, sarò telegrafico e indolore. Filosofia e impresa sembrano oggi accomunate, così diverse nella loro storia a partire da Talete, sembrano oggi accomunate tuttavia dal destino a cui stanno andando incontro. Stiamo assistendo a un convergente tramonto, a una convergente eclisse e dell'impresa consapevole, dell'impresa in qualche modo centrata su valori, ecco, e della filosofia come sapere della totalità. L'impresa sembra sempre più libera da presupposti filosofici, e al tempo stesso la filosofia sembra essa stessa sempre più riassorbita nella specificità e nella competenza tecnica. Spesso nei licei e nelle università la filosofia viene ridotta a una pura tecnica, a una scienza che riguarda il particolare, dello specifico autore o dello specifico tema. Ad esempio, nelle università magari si producono grandi studi sul dibattito, sulla cosa in sé dopo Kant, e poi non si è in grado di dare un giudizio complessivo sulla filosofia di Kant in relazione al tempo della Rivoluzione francese, per dirne una. Ecco, anche nell'impresa stiamo assistendo a una metamorfosi che io chiamerei, con una figura che prendo in prestito da Hegel, il trionfo dell'ateismo nel mondo etico. Stiamo assistendo a un'eclisse di quei valori sicuramente innervati nella filosofia, il valore dell'etica, il valore del rispetto, della responsabilità, di un agire riflessivo, che avevano caratterizzato, sia pure nel rapporto non lineare, spesso anzi conflittuale, tra filosofia e impresa, l'impresa nelle sue fasi precedenti. Voglio qui citare un solo nome, tutto nostro, italiano, quello di Adriano Olivetti, che era evidentemente l'emblema di un'impresa che aveva fortissime connotazioni, non dico soltanto etiche, ma anche filosofiche. Se considerate il fatto che Olivetti, di cui potete leggere oggi molti discorsi e testi pubblicati in maniera meritevole dalla casa editrice Comunità, che era quella con cui pubblicava, appunto, cui aveva dato vita lo stesso Olivetti, dove la parola comunità, che è un po' la chiave e il motivo ispiratore di tutta, non solo la filosofia, la chiamo così volutamente perché merita questo nome, ma anche l'attività di Olivetti, era orientata alla comunità. La comunità è qualcosa che non si lascia riassorbire né nell'individualismo, che è la grande cifra del nostro tempo, l'epoca degli individui atomizzati e privatizzati, che non hanno più alcuna apertura verso l'alterità, non vi è più alcuno spazio relazionale che non sia quello determinato dal mercato. Paradossalmente, mentre la filosofia arretra e si rimpicciolisce, si estende invece il dominio dell'azienda. Stiamo assistendo a una aziendalizzazione, ma di un'azienda non più permeata da valori etici, dell'intero mondo della vita, no? Addirittura si parla di investimenti affettivi, debiti e crediti nelle scuole, l'azienda Italia, come veniva chiamata fino a qualche tempo fa. Ora, Capitale umano. capitale umano, una galassia di espressioni che rivelano l'ormai avvenuto impadronimento del mondo della vita da parte dell'azienda. Ora, la logica che nell'azienda funziona, contemperata con l'etica, è sicuramente positiva, a patto che si mantenga in una dimensione etica e in qualche modo contemperata, vorrei dire, dalla filosofia intesa come sapere, come riflessione. Il problema è quando questa logica, che ripeto è valida e funzionante nel suo ambito, tracima rispetto a questo ambito e finisce per invadere l'intero mondo della vita. Ora, è mortificante, lasciatemi dire, in un'epoca come la nostra, il fatto che si gestiscano e si presenti come del tutto naturale, allo stesso modo, un'impresa, una banca, un ospedale o una scuola, capite bene? Questo è l'aspetto
che rivela un deficit di filosofia e anche un deficit di azienda etica, lasciatemi dire, perché se è del tutto evidente che la logica dell'azienda funziona giustamente nell'ambito aziendale, più discutibile è il fatto che si debba amministrare una scuola, un ospedale, secondo logiche che, ripeto, nell'azienda la concorrenzialità funzionano benissimo, ma che portate fuori da quel mondo possono produrre più problemi di quanti non ne risolvano. Ecco, il modello di Olivetti mi sembra emblematico di un'impresa etica, di un'impresa in cui le parole stesse che ordinavano il funzionamento dell'azienda erano chiaramente filosofiche. Ho citato la parola comunità. La comunità è non semplicemente la sommatoria di individui che coesistono in uno spazio. La comunità è certamente questo, con in aggiunta la consapevolezza di essere parte di quella totalità, di quella comunità, appunto, con annesso riconoscimento in alcuni valori, in forza dei quali la libertà di tutti, la realizzazione piena di tutti, è condizione per la realizzazione di ciascuno. Ciascuno si sente realizzato in una comunità in cui tutti lo sono. E credo che la vita di Adriano Olivetti sia un magnifico esempio di questo che ho appena detto, se considerate il fatto, parlando qui oltre che di Adriano, anche di Camillo, che fu il padre di Olivetti, il fondatore, se considerate il fatto che quando morì Camillo Olivetti, nell'epoca fascista in cui era per legge, dopo essere stato perseguitato, dopo che il governo proibì la presenza al funerale di Olivetti in quanto ebreo, gli operai dell'azienda di Ivrea in blocco andarono tutti al funerale di quello che non percepivano come un nemico, uno sfruttatore, okay, ma come un membro di una comunità di cui si sentivano parte. Ecco, questo mi pare un esempio molto bello per sottolineare il fatto come la filosofia abbia sicuramente una sua necessaria presenza anche in azienda, senza la quale presenza in azienda, l'azienda stessa tende a trasformarsi e a perdere la sua ragione. Siamo oggi nell'epoca in cui l'azienda stessa, ove ancora esiste, e ve ne sono molte in Italia che ancora hanno un'etica, ancora hanno spazio per la filosofia intesa nel suo senso più generale, tende a essere scardinata nel tempio della concorrenzialità da aziende che nulla hanno di etico e che anzi fanno valere esattamente principi opposti rispetto a quelli dell'etica. Ecco, io credo che tornare a inserire robuste, massicce dosi di riflessione filosofica in azienda possa servire sia all'azienda sia alla filosofia. All'azienda per ragionare su temi che riguardano tutti gli uomini e che possono giovare anche in concreto, modello di Talete, al funzionamento migliore dell'azienda, perché il filosofo ha la visione dell'insieme che spesso l'imprenditore non ha, avendo invece più specificamente una visione tecnica precisa, puntuale, che gli permette di portare avanti l'azienda e che magari col supporto del filosofo gli permetterà di avere un'azienda più etica e più attenta e perciò anche più feconda da un certo punto di vista. Ma può giovare anche alla filosofia, che l'azienda è il regno del fare e la filosofia può determinarsi in un fare etico naturalmente. Ecco perché credo che questo binomio con cui proponiamo questa serie di incontri sia fondamentale per entrambe le parti, filosofia e azienda, e quindi può dare vita forse all'inedito binomio concettuale che così sintetizzerei chiudendo il mio intervento. Filosofia dell'impresa, impresa della filosofia.